Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. No, infatti è stata già detta una cosa vera. Questi bambini sono stati privati fin dall'inizio dei loro diritti, perché in caso di due uomini sono stati comprati e dopo che la vera mamma ha fatto la gestazione gli viene portata via, questi bambini fin dall'inizio vengono privati dell'avere una madre. Nel caso delle due donne, fin dall'inizio, visto che un uomo c'è, un uomo per avere un bambino, un uomo è intervenuto, no? E sparisce il padre sparisce. Quindi queste creature fin dall'inizio, diversamente dai bambini, che nascono da un padre e una madre, hanno una famiglia fatta da un padre e una madre, vengono programmati, spesso con spese ingenti, per nascere orfani di padre o di madre. Poi c'è questa finzione giuridica che due donne o due uomini arrivano in Italia e con un falso ideologico scrivono che sono i due genitori. Ma come i due genitori? Il genitore è il padre e una madre, e la madre, in tutti e due i casi, sia che siano sia due donne, siano che siano due uomini, quindi si parte già falsificando degli atti che giustamente la procura impugna. Poi, che davanti alle situazioni di fatto si possa ricorrere alla stepchild adoption, quindi regolarizzarle successivamente, ricordo che decine di migliaia di persone in Italia che vogliono adottare un bambino hanno degli iter lunghissimi. Devono passare per i tribunali, per i servizi sociali, devono avere delle condizioni particolari, se no i bambini non gli devono dare. Almeno, come giustamente ha detto la Roccella, una volta che sarà reato universale, colpire chi commette questi crimini terribili, cioè andarsi a comprare i bambini all'estero. Poi si può, con la stepchild adoption, che succede anche per mille casi nella vita in cui un bambino può rimanere orfano, mettere un argine a queste cose che comunque... Questi bambini, poi quando diventeranno grandi, si accorgeranno, perché ti dice questi bambini sono contenti di avere due padri e due madri. Aspettiamo, dobbiamo che però provare a fare un po' di ordine, perché le questioni si affastellano e un po' si confondono, perché un conto è la generazione per altri, quello che è l'utero in affitto, un conto invece è la procreazione medicalmente assistita. E un conto è l'adozione, sono tre cose diverse. E un conto è l'adozione. Stiamo...